I lavori stanno per partire, quelle finora pronunciate sono solo mistificazioni sulla tratta ferroviaria Roma-Pescara. Con conti e carte alla mano, la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo ricostruisce tutta la filiera delle procedure e dei fondi. Nel contratto di programma parte investimenti, sul quinquennio 2017-2021 risultavano presenti 602 milioni di euro nella scheda 307A, ovvero per i lavori di raddoppio del tratto Interporto Chieti-San Giovanni Teatino-Pescara, dei quali 250 milioni si sono aggiunti in fase di aggiornamento del contratto. Invece, nella scheda 307B, cioè quella che riguarda il progetto datato 2008 volto al raddoppio delle tratte Celano-Bugnara, Vicovaro-Guidonia e Pratola-Peligna-Popoli, non vi era alcun finanziamento alla data dell'ultimo aggiornamento del contratto, ovvero al febbraio 2020. Per questi progetti tutto era rimandato a future valutazioni che sarebbero avvenute tra il 2022 e il 2026 per un importo di 956 milioni di euro e dopo il 2026 per i restanti 348. Successivamente, in termini puramente cronologici, la linea Roma-Pescara entra nell'allegato al DEF 2020, ovvero nel piano Italia Veloce, e dunque entra ufficialmente nell'elenco delle opere definite prioritarie e strategiche per il Paese. Sono ben quattro le progettazioni cantierabili fino al 2026. Le progettazioni realizzabili entro il 2026 sono essenzialmente quattro ed ammontano ad un totale economico pari a 620 milioni di euro, che ora vi dettaglio. 210 milioni per la tratta Tagliacozza-Vezzano, 124 milioni per la tratta Sulmona-Pratola-Peligna, 193 milioni per la tratta Scafa-Manoppello, 93 milioni per la tratta Manoppello-Interporto di Chieti. Entro il 2021 RFI sarà in grado di formulare progetti di fattibilità tecnico-economica e dunque l'iter procedurale entrerà finalmente e formalmente in vita. Si tratta in sostanza di lavori volti a velocizzare la linea, a renderla adatta al trasporto di merci e di passeggeri, e lo ripetiamo ancora una volta affinché sia chiaro, realizzabili entro il 2026.